ho assunto questo ruolo facendo in modo che la priorità del Presidente della Regione sia le emergenze, e ci recheremo con responsabili della Protezione Civile Trapani, del Trapanese, per visitare quei luoghi, per incontrare gli amministratori locali, le autorità, registrare i fatti, ma non soltanto i fatti, ma registrare le esigenze e le aspettative, le quali naturalmente hanno diritto non soltanto loro, ma i cittadini colpiti da quelle nubifragge. Cercherò di essere aperto al dibattito, al dialogo con tutti, sia con la maggioranza che mi ha voluto, sia con le opposizioni che intendo incontrare allora quando saranno stati costituiti i gruppi parlamentari. Perché da parte mia non vi è nulla di precluso nei confronti di chi sta in Parlamento. Ci confronteremo, se vi sono le proposte le valuteremo, cercheremo di seguire un attimo quello che è il loro percorso, le loro proposte, non c'è nessuna preclusione. Cercherò di obbedire quotidianamente a questi canoni dell'onestà, della trasparenza, del dialogo, del confronto, ma anche della decisione. Quando ci sarà da decidere, io non mi lascerò tirare la giacca né da un lato né dall'altro. Quello che è fatto. Lavorerò, mi confronterò con tutti, ripeto, ma devo dire che questa terra ha bisogno di proseguire un percorso di crescita economica che tu hai iniziato,